Torna l'appuntamento con il meeting della giostra, sempre più atteso e sempre più scoppiettante. Come andate in questi due giorni? Beh, questa 21esima edizione del meeting della giostra è un'edizione importante in quanto ci vede un'unione come associazione della CNA di Padova Rovigo ancora più forte, ancora più coesa, e questo aiuta proprio le nostre imprese a essere ancora più presenti nel territorio. Questi due giorni qui le nostre imprese costruttrici di giostre, costruttrici di sogni, di divertimenti, hanno potuto essere visitate da 12 buyer internazionali, proprietari di parchi, giochi, parchi itineranti, che hanno potuto apprezzare, valutare e vedere le nostre giostre, la nostra fabbricazione, il nostro Made in Italy. Made in Italy che viene invidiato da tutto quanto il mondo e che noi esportiamo in tutto il mondo, perché il distretto della giostra esporta più del 95% del lavoro che viene fatto proprio qui in questi comuni di Merlara, Bergantino e Calto. Pensiamo che l'indotto cuba circa 250 milioni di fatturato e più di 100 imprese si trovano proprio in questi comuni e che fanno della nostra Italia, del nostro Made in Italy, veramente una cosa molto molto importante. Allora noi come associazione oggi siamo vicini alle nostre imprese e ci stiamo divertendo insieme con loro, vediamo molto i 12 protagonisti che sono venuti da più parti dell'Europa per visitare le nostre aziende, molto soddisfatti di questi due giorni di intrattenimento. Abbiamo proprio potuto riscontrare e vedere la loro perplessità, ma anche la loro perplessità e curiosità nel vedere proprio queste nuove giostre rivolte anche all'innovazione e in particolare anche alla sicurezza. È il gala del distretto della giostra a suggellare una due giorni importante che non finisce qui, anzi, ma è un modo per ritrovarsi. Come sono andati? Sono andati molto bene, è un evento molto importante che ogni anno porta buyers internazionali a conoscere il nostro territorio e a conoscere la nostra eccellenza al distretto della giostra. Quest'anno poi, oltre a conoscere il territorio dell'Alto Polesine, ci sarà anche l'occasione di conoscere il Delta del Po e quindi il nostro parco importante. Sono andati molto bene, hanno conosciuto i nostri imprenditori e le nostre aziende, sono stati molto interessati e questa sera siamo qui a una cena di gala all'interno del nostro auditorium dove li accogliamo e cerchiamo di far vivere a loro un bel momento e anche di divertimento. Sempre più un'impronta green, quindi da una parte il business, dall'altra parte l'importanza di valorizzare il territorio. È un distretto che sicuramente è sempre molto attento e sensibile a quelli che sono i temi che vanno per la maggiore all'interno della nostra società e del mondo, perché è un distretto che, anche se ha una localizzazione molto limitata nell'Alto Polesine, si apre senza problemi a tutto il mondo, vendono in ogni parte del mondo e, ahimè, il tema green, il cambiamento climatico, l'attenzione al nostro pianeta Terra è sempre più di attualità e stringente, quindi ovviamente anche qua molta attenzione e in questo caso sicuramente soluzioni che uniscono un'altissima tecnologia, l'attenzione al territorio in cui si va, perché ogni paese ha le proprie tradizioni, ma anche una innovazione costante.